Allora, in questo video andremo a vedere come tracciare le proiezioni ortogonali di un solido complesso. Come sempre, iniziamo ad intestare il foglio, quindi in alto a sinistra lasciando 5 mm dal bordo superiore più altri 5 mm, facciamo due righine o righe squadra e scriviamo nome e cognome toccando i bordi delle due righe. In alto a destra, allineando a destra, facciamo la stessa cosa e scriviamo il nome della classe. In basso a sinistra andiamo a scrivere la data e infine in basso a destra il numero e il nome della tavola, in questo caso tab 4-2. Il solido che andremo a rappresentare in questo caso è un solido complesso. Andremo a rappresentare sul foglio diviso in quattro parti. Come sempre andremo a dividere quindi con un asse verticale e un asse orizzontale. In basso a sinistra avremo il piano orizzontale, quindi la vista dall'alto. In alto a sinistra avremo il piano verticale, quindi la vista frontale. In alto a destra avremo il piano laterale, quindi la vista da sinistra verso destra. La riga orizzontale la denominiamo linea di terra. Il solido in questione è rappresentato qua mediante una sonometria isometrica. Allora, iniziamo subito con la prima vista, quella sul piano orizzontale, cioè la vista dall'alto. Se noi andiamo a guardare dall'alto questo oggetto, vi ho evidenziato in rosso le parti che si vedranno, vedremo qua dietro un rettangolo. Ora in questa vista una parte del rettangolo viene nascosta. Il rettangolo sarà largo 3 e profondo 5 cm. Accanto al rettangolo vi sarà una sorta di U rovesciata. Quindi, come sempre, andremo a tracciare delle righe di proiezione che ci serviranno per costituire la griglia dalla quale poi andrò a ripassare gli spigoli della figura. Come sempre, prendiamo la riga, la allineiamo sul bordo inferiore della squadratura. Chi ha difficoltà la può allineare sul bordo del foglio, in maniera che sia più semplice, e andiamo a tracciare la prima proiezione del primo spigolo, quello più a destra, che sarà questo qua. Ora lasciamo sempre 1 cm rispetto all'asse verticale in modo che la figura non venga, diciamo, accostata a quest'asse. Quindi prendiamo la squadra 30-60, lasciamo 1 cm dall'asse verticale, qui potete anche aiutarvi facendo un puntino, e andiamo a tracciare l'asse, la proiezione, scusate. A questo punto ci dobbiamo spostare di 1, 2, 3 centimetri per tracciare quest'altro spigolo. Quindi scorriamo verso sinistra di 3 centimetri, anche qui possiamo sempre aiutarci con un puntino, e andiamo a tracciare la proiezione. Poi un altro centimetro e tracceremo un'altra proiezione, poi salteremo 4 centimetri, proiezione, un altro centimetro e un'altra proiezione. Quindi ci spostiamo di 1 cm, tracciamo la proiezione. Ci spostiamo questa volta di 4 centimetri, tracciamo la penultima proiezione e infine un altro centimetro e andremo a tracciare l'ultima proiezione. Eccola qua. A questo punto abbiamo creato gli elementi della griglia in verticale. La stessa cosa dobbiamo fare in orizzontale. In orizzontale avremo questo spigolo, poi avremo quest'altro spigolo. E infine questi due spigoli che dall'alto saranno allineati con quest'altro spigolo. Quindi andiamo sempre a posizionare la riga, in questo caso in verticale, accanto al bordo della squadratura. Inseriamo la squadra 30-60, lasciamo sempre il solito centimetro dalla linea di terra e andiamo a tracciare la prima proiezione che sarà riferita relativa a questo spigolo. Poi ci abbassiamo di 2 centimetri, anche qui possiamo sempre aiutarci con un puntino. Facciamo la seconda proiezione orizzontale e infine di 3 cm verso il basso e tracciamo la terza proiezione. A questo punto abbiamo la griglia, non dobbiamo fare altro che andare a ripassare gli spigoli della figura. Quindi andremo a ripassare il rettangolo 3x5, che è questo qua, che corrisponde a questo, e la U rovesciata, che sarà praticamente questa parte qui. Quindi prendiamo la matita, la appuntiamo per bene e andiamo a ripassare gli spigoli. Qui non ci sono spigoli non in vista, quindi tutto va fatto pesante e continuo. Passiamo alla vista frontale, quindi frontalmente andremo a vedere una sorta di L con la base più spessa,
un rettangolo largo 4 e alto 6 centimetri con affiancato un altro rettangolino molto snello, largo 1 centimetro e alto 6 centimetri. Abbiamo già le proiezioni verticali per la griglia, ci mancano le proiezioni in orizzontale. Quindi anche qui andiamo a allineare la riga verticalmente al bordo di sinistra della squadratura, entriamo con la squadra 30-60 e andiamo a tracciare la prima proiezione, quella inferiore. Anche in questo caso, come fatto prima, andiamo a lasciare 1 centimetro dalla linea di terra in modo da separare un po' la vista dell'oggetto. Quindi lasciamo 1 centimetro e tracciamo la prima riga di proiezione. Attenzione, questa riga portatela anche dentro il piano laterale, perché poi ci servirà per la griglia nel piano laterale. A questo punto abbiamo tracciato questa, ci alziamo di 2 centimetri e andiamo a tracciare l'altra proiezione. E infine ci alziamo di altri 4 centimetri e tracciamo l'ultima proiezione. Anche in questo caso, se abbiamo bisogno, possiamo aiutarci con dei puntini in corrispondenza degli incroci da tracciare. A questo punto, fatta la griglia, possiamo togliere righe squadre e andare a ripassare gli spigoli della vista sul piano verticale. Quindi avremo una L qua, un rettangolone qua e qua un rettangolino molto sottile. Appuntiamo la matita e andiamo a ripassare tutti gli spigoli. A questo punto possiamo passare alla vista laterale. La vista laterale è da sinistra verso destra, qui vi ho evidenziato in rosso quello che andremo a vedere, quindi semplicemente un rettangolo largo 5 e alto 6. Vi faccio notare che questo spigolo verticale e questo spigolo orizzontale ci sono ma non si vedono. Quindi, come sempre, nelle proiezioni ortogonali, gli spigoli che non si vedono vanno fatti pesanti, tratteggiati, mezzo centimetro sì e mezzo no. Ora, chi ha abbastanza dimestichezze e si sente sicuro può chiudere il video e provare a completare la proiezione ortogonale senza l'ausilio del video. Chi magari invece ancora ha delle difficoltà può seguire il video fino alla fine e poi eseguirlo in maniera, diciamo, singola. Quindi lasciamo passare qualche secondo, chi vuole abbandona il video, invece chi si sente più insicuro continua a guardarlo. Ok, per quelli che sono rimasti andiamo quindi a vedere come tracciare le proiezioni sul piano laterale. Dobbiamo molto semplicemente allineare la riga inferiormente e andare a ribaltare queste proiezioni mediante il piano di ribaltamento sul piano laterale. Quindi allineiamo la riga sul bordo inferiore, entriamo con la squadra a 45 gradi perché dobbiamo riportare queste lunghezze perfettamente in quest'altra direzione. Quindi ci serve una squadra a 45 gradi che lascia immutate le lunghezze. Tracciamo la prima proiezione. Scorriamo a sinistra la seconda proiezione e infine scorriamo ancora a sinistra, abbiamo la terza proiezione. A questo punto proiettiamo verso l'alto nel piano laterale, conviene utilizzare la squadra 30-60 perché è più lunga, tracciamo la prima, la seconda e infine la terza proiezione. A questo punto non dobbiamo fare altro che ripassare gli spigoli del rettangolo in vista, che saranno questi. Sono 5 centimetri per 6 centimetri, ecco qua, e poi avremo questo spigolo che corrisponde a questo, infatti dista 2 centimetri dallo spigolo di sinistra, 1, 2, perfetto, tratteggiato, e quest'altro spigolo che invece sarà questo, orizzontale, anch'esso tratteggiato, mezzo centimetro sì e mezzo no. Ok, abbiamo completato le proiezioni ortogonali di questo solido complesso. Ora, se vogliamo, possiamo andare a cancellare le proiezioni che non ci servono. Ad esempio, questa non ci serve perché non va a finire da nessuna parte. Tutte queste le possiamo accorciare e anche quest'altra le possiamo accorciare. Ok, questo è quanto per quanto riguarda diciamo, il disegno delle proiezioni ortogonali di questo solido complesso.